Lodati Gesù e Maria, come sempre sono altamente edificanti queste due letture. Saremo brevemente sul Vangelo, un pochino di più sull'episodio molto importante della prima lettura di Salomone e le conseguenze di esso. Il Vangelo potremmo chiamarlo una sorta di elogio dell'umiltà, perché questa donna ha ricevuto questo miracolo per la sua grandissima umiltà, come Gesù stesso spiega. Lei era una pagana. E Gesù, come sappiamo, durante la sua vita terrena era stato mandato anzitutto al popolo dell'antica alleanza, che trovava nel Messia l'attesa delle sue promesse. Chiaro che Gesù non concepiva la sua missione come ristretta ad Israele, e usa questa espressione un po' forte appunto per mettere alla prova l'umiltà e la fede di questa donna, che accetta di farsi chiamare in questo modo. Tu che vuoi? Tu sei pagana? Sei israelita? No, quindi io adesso mi sto occupando di loro, aria. Io tante volte, ogni volta che commento questo Vangelo, racconto sempre che le prime volte che lo ascoltai, è Gesù questo che sta parlando? Sì, è Gesù, perché Gesù non sta facendo un oltraggio al prossimo, sta mettendo alla prova il prossimo. E la fede di questa donna. Io dico, pensa se l'avesse fatto con te. Noi siamo sempre tutti, che guai a chi non ci tratta con i guanti non bianchi, bianchi splendenti, che ti fa così, come ti sei permesso, oppure mai trattato male, oppure hai fatto questo e quell'altro. Pensiamo come avremmo reagito, no? Ah, questo sarebbe il Messia, hai visto come mi ha trattato? Sono episodi molto, molto, molto edificanti, perché ci insegnano solo una cosa: guai a sparare giudizi facili, specialmente sull'operato dell'Altissimo, perché molte volte la realtà è completamente diversa da come sembra. Voi immaginate oggi con Facebook, no? Immaginate il Papa, va uno dal Papa e dice: io devo dare il pane ai miei cattolici, tu sei musulmana, vattene. Rimbalzo su Facebook, immaginate, no? Subito, capite, no? E magari poi il Papa, un ipotetico Papa, sta facendo quella cosa con lo stesso fine di nostro Signore, per mettere alla prova l'umiltà e la fede di questa persona, no? Ma va subito il titolo su Facebook. Capite, anche quando succedono tante cose, telegiornali, cose a destra e a sinistra, no? Uno prende e strapola. Immaginate se uno dice: ah, Gesù è il figlio di Dio, guarda cosa ha detto nel Vangelo. Non è bene prendere il pane dei figli per darlo ai cani, non ai cagnolini. Questa è una traduzione edulcorata. Bel Signore che ci abbiamo. Non so se mi state capendo, se io mi sto spiegando bene. Capito? Guardate, questa operazione oggi è sistema. Io ho conosciuto insigne persone di chiesa che ogni volta che parlavano si portavano dal registratore, non come me che poi metto le cose sul web, ma perché, essendo uomini di chiesa, se esce sul giornale che ha detto questo, dice: no, non ho detto questo, c'è la registrazione, sentila tutta, ho detto quest'altro. Perché oggi più che mai questo è veramente fulmicotone. Quindi attenzione ai giudizi facili, attenzione sempre a contestualizzare, a vederle tutte le cose. A buon intenditor poche parole, oggi questo è un fenomeno diffusissimo nei mezzi di comunicazione, che riguarda anche noi, anche parroci, anche vescovi, anche persone eccellenti della Chiesa. Quindi noi non possiamo leggere un titolo di: ma che è successo? Da capo. Leggi tutto, non leggi soltanto il titolo, e poi eventualmente fatti una tua opinione. Vabbè, questo non c'è, però capite, è calzante, perché io anche, ripeto, la prima volta che lessi questa cosa, nonostante tutto il contesto, e poi nel contesto si capisce che Gesù sta facendo un atto di prova di fede e di umiltà, però ciò nonostante l'espressione di Gesù rimane comunque un po' impegnativa, insomma, diciamo così. Questo è il primo grande insegnamento. Secondo grande insegnamento, la storia di Salomone. Mi pare che nei giorni passati ci avevo fatto qualche riferimento. La storia di Salomone è una di quelle storie drammatiche. La caduta, il crepuscolo degli dèi, cioè la caduta delle persone eccellenti, si potrebbe sintetizzare con una frase di San Paolo: chi crede di stare in piedi, badi di non cadere. Salomone, prima di avere le follie senili, era stato l'uomo più sapiente della terra. Salomone ha scritto dei testi biblici della Sacra Scrittura, l'ha scritto lui, ha avuto un'ispirazione divina. La regina del sud si è fatta non si sa quanti centinaia o migliaia di chilometri per andare ad ascoltare un suo discorso, cioè si partivano da tutto il mondo per sentire la sapienza di Salomone, capito? E si è ridotto per presso alle donne
a costruire gli dei, gli altari per quegli dei, alcuni di questi che abbiamo sentito, non li ripeto perché non glielo do questa soddisfazione, sono nomi di demoni, capito? Perché dietro i falsi dei di molte religioni arcaiche, perché il diavolo è intelligente quando vuole che c'è un culto, c'erano i nomi dei demoni reali, quindi quelli pensavano di dare culto alla divinità pagana. Non è che la divinità pagana non esista, la divinità pagana non esiste, ma quello è il diavolo. Quelli che si sono trovati volontariamente a costruire gli altari al diavolo, capito? Ai diavoli, Salomone, ma come ha fatto? Le donne straniere per lui. Questo c'è l'insegnamento, ci fa capire come mai che Padre Pio tutti i giorni pregava: Signore, dammi la grazia di perseverare fino alla fine, perché noi fino alla fine della nostra vita, se una mattina ci svegliamo di traverso e ci saltano 5 minuti con tutte le rotelle, chi lo sa che fine facciamo? Nessuno è esente. Dall'ultimo dei battezzati al Papa, tutti quanti siamo tentabili, tutti quanti. E dobbiamo sempre avere una grandissima umiltà e una grandissima... San Pio San Paolo dice: attendete la vostra salvezza con timore e tremore, nessuno stia così tranquillo e così sicuro. Dove il Santo Paolo dice: ma te pare che quello... Sono successi anche recenti fatti di cronaca dove persone che sembravano messe molto molto bene, anche hanno fatto una brutta fine. Anche qui la carità impone di non fare nomi e cognomi, capite? Bisogna stare attenti, bisogna stare molto molto attenti. Ci sono stati altri casi eccellenti nel corso della storia della Chiesa di fior di personaggi, anche tra i padri della Chiesa, che hanno dato dei contributi immensi alla teologia e che sono studiate tuttora adesso nelle facoltà teologiche e che sono state prese dai concili per formulare alcuni concetti dogmatici, che hanno fatto una brutta fine. Sono morti in stato di non comunione con la Chiesa, perché a un certo punto gli ha avviato la rotella storta. Succedono queste cose, quindi, perché fino a quando siamo in questo mondo nessuno di noi sfugge alla legge del libero arbitrio. E per Salomone la pagata cara, Dio non l'ha unito a lui, gli ha detto per riguardo a Davide tuo padre, ma morto Salomone, questa è storia di Israele, il regno si è diviso in due, il regno del nord e il regno del sud, secondo la promessa fatta da Dio. E nel 722 il regno del nord, con capitale Samaria, è stato raso al suolo dagli Assiri e è rimasto solo il regno del sud, il regno di Giuda, quello che si sarebbe protratto fino ai tempi di Gesù, di cui anche Erode il Grande e poi Erode Antipa erano rimasti nei fantocci. Quindi non soltanto attenzione, ma se si fa un guaio grosso, a voi ci stanno i guai, ci stanno le conseguenze. La storia sacra è piena di queste cose. Ricordiamo il peccato di Davide, ricordate che è successo a Davide dopo quello combinato, il peccato di Saul, Dio ha detto via, non li chiudiamo così dal muro, il peccato di Salomone. La sacra pagina è piena di queste cose. Il peccato di Caino, il peccato di Giuda. Quindi non sono cose, sono cose che non ci sono, fa prendere paura, perché la paura non è mai un buon sentimento, ma un po' di sano timore sì, e soprattutto nessuna forma mai di presunzione o di sicurezza di noi stessi. Se uno rimane umile, anche come la carne del Vangelo ancorata a Gesù, prega e sta sereno, sicuramente il Signore possiamo sperare che ci dia la grazia di terminare bene l'opera della nostra fede. Ecco, ma rimaniamo sempre nella santa umiltà e nessuno di noi ha l'ipoteca della salvezza. Il Concilio di Trento ha scritto: nessuno in questo mondo può essere certo di stare in grazia di Dio, e né tantomeno può essere certo di stare a dare fino alla fine. Concludo, sapete, vorrei dilungarmi, quando acchiapparono Santa Giovanna d'Arco, che ha fatto una brutta fine perché pensavano che fosse una strega e invece era una santa, per provocarla gli fecero questa domanda: vorrei vedere che cosa risponderemo noi. Non rispondi, disse: tu stai in grazia di Dio? Tu dici: che domanda è? Sì, lo sono confessato ieri a Roma. L'avrebbero messa a Roma e avrebbero fatto bene. Cioè, avrebbero fatto bene non a metterla a Roma, ma ci sarebbe stato un buon motivo, perché tu non puoi essere sicuro che stai in grazia di Dio, ma quando ti sei confessato 5 minuti fa? Tu puoi sperare di essere in grazia di Dio se ti sei confessato bene e se in coscienza non senti che ci siano cose gravi che tu hai fatto, di cui non hai chiesto perdono, non è che puoi essere sicuro. Santa Giovanna d'Arco rispose: se lo sono, Dio mi ci mantenga, se non lo sono, Dio presto mi ci metta. Capito quando come risponde una persona che è umile? Questa è una bella risposta. Ecco, quindi
Ringraziamo il Signore che ci ammaestra sempre con le sue sacre pagine e mi raccomando, facciamo un esempio di ciò. Come ci ha ricordato recentemente il caro Papa, qui nella Sacra Scrittura c'è sempre il cuore della nostra fede, l'alimento fondante della nostra fede. E quindi facciamone sempre un grande tesoro, perché chi si radica bene e fa proprio questi profondi insegnamenti non deve temere scivoloni o cadute, purché sempre rimanga con una grande umiltà e mantenga uno spirito di profonda devozione e preghiera. Siano lodati Gesù e Maria. Thank you.